Eccellenza, buongiorno, ben trovato. Oggi un grande richiamo, come sempre, con la Madonna dei Poveri qui a Seminara, nonostante non ci sia ancora per qualche anno la classica, ovviamente, la classica tradizione della processione, la dimostrazione di grande fede c'è sempre qui a Seminara. Sì, perché la processione, ce lo diciamo, è una espressione della fede popolare, bella, ma tanto più valida quanto esprime veramente la ricchezza di ciò che significa. Il prossimo anno le processioni riprenderanno, dopo questa fase di ripensamento, di distacco da realtà che non erano proprie secondo lo spirito della Chiesa, e quindi con maggiore intensità e maggiore comprensione. È la fede nel Signore e l'imitazione di Maria che fa della nostra vita una vera processione verso il Padre. C'è uscire da noi e andare verso quella realtà da cui proveniamo e che danno alla vita sostanza. E questo il popolo cristiano lo avverte, va alla sostanza e cerca di vivere nel migliore dei modi. E questa mattina ancora una volta ne abbiamo avuto una bella grande dimostrazione. Un richiamo non solo del popolo seminarese, ma anche dei comuni della Piana e degli intorni della provincia di Reggio Calabria, qui alla Madonna dei Poveri. Sì, perché qua siamo dinanzi alla Basilica Mariana per eccellenza di tutta la Piana e in parte della Calabria, perché ci sono altre basiliche un po' posteriori alle nostre dedicate a Maria, ma questa di Seminara per eccellenza, anche per la vicinanza alla Sicilia che ha rappresentato e rappresenta un punto di attrazione. Ecco perché i sindaci vivono questa loro conferma divenuta in modo molto convinto e diremo che loro sono rappresentate tutte queste cittadine. Diciamo che oggi il Seminario è come se fosse una seconda cattedrale mariana che accoglie tutti i figli di questa grande chiesa di Oppido Palme. Grazie. Sindaco, siamo pronti anche quest'oggi all'ennesima funzione della Madonna dei Poveri come tradizione vuole? Assolutamente sì, ringraziamo veramente la Madonna stessa, tutti quanti qua i presenti, i colleghi sindaci, le istituzioni provinciali, le istituzioni militari, e ci proveremo a vivere con intensa fede questa giornata appunto in ricorrenza della Madonna dei Poveri, questa festa ormai millenaria che porta il popolo seminarese alla sua massima espressione di fede con la devozione alla Madonna Nera e dei Poveri. Quindi tra poco partiremo verso la Basilica dove ci sarà la celebrazione solenne presieduta dal Vescovo e si darà inizio, diciamo, ai festeggiamenti in onore della stessa Madonna. La comunità è in festa e quindi oggi è un giorno, diciamo, di giubilo, di riflessione, ma anche, diciamo, di convivialità tutti quanti, ed è per questo che ho voluto presente tutti i colleghi sindaci, diciamo, per dare espressione, diciamo, di solidarietà, di comunione nell'ambito del nostro territorio pianeggiano. Anche la provincia qui a Seminara quest'oggi alla Madonna dei Poveri, questa importante ricorrenza annuale. Naturalmente con noi Antonio Eroi. Sì, grazie. Buongiorno, io approfitto per salutare un po' tutti, ma soprattutto il sindaco di Seminara che ha voluto la provincia fortemente qui oggi in questo nuovo ruolo di città metropolitana. Seminara è una città antichissima, ma a parte questo ha una cultura millenaria e quindi dobbiamo riscoprire i valori. Abbiamo qui il gigante e la gigantessa che anche a Reggio Calabria più volte abbiamo visto ballare, anche in occasione di promozione della regina in Serie A. Adesso purtroppo ripartiamo da zero, ma invece qui trova il suo luogo naturale la convivenza pacifica tra i popoli. Abbiamo visto il gigante nero, la principessa bianca, e soprattutto in occasione di una festa che è la festa della Madonna dei Poveri, che quindi ci ricorda anche le nostre origini cristiane. Seminara è punto di riferimento nel Mediterraneo e così come la provincia di Reggio Calabria e la città metropolitana deve avere giusto merito e deve assurgere agli onori, ecco, della gloria per la sua tradizione, per la sua cultura e soprattutto per la popolazione così accogliente e così simpatica che regalerà sicuramente anche ai turisti una benevola accoglienza.